Bella piccoli tossici, benvenuti in questo nuovo video dove tratteremo principalmente due argomenti: gli iscritti occasionali, che sapete che sono in guerra aperta contro gli iscritti occasionali, e il mio nuovo team, ovvero Gamba cerca un team, sta cercando forse proprio te. Quindi prima di tutto parliamo un attimo della situazione iscritti occasionali, perché come sapete in passato ho caricato un video riguardante gli iscritti occasionali, ovvero quegli iscritti che si iscrivono al mio canale per semplice interesse personale. Quale sarebbe questo interesse personale? Ovvero semplicemente giocare con me su Fortnite, perché chiariamoci, è Fortnite che crea questa monnezza. Perché io quando porto Dead by Daylight non trovo iscritti che si iscrivono perché vogliono giocare con me a Dead by Daylight. Si iscrivono due iscritti a live a Dead by Daylight, però quegli iscritti si iscrivono perché gli piace guardare la mia live e perché gli piace Dead by Daylight, non perché vogliono ottenere qualcosa in cambio. Quindi precisiamo che questa monnezza la crea solo Fortnite. Bene, dopo aver chiarito che la community di Fortnite è marcia, lezza, lercia, penzola, come direbbe Zeb, devo dire che il mio nuovo metodo per giocare con gli iscritti mi piace un botto, ovvero il metodo degli 80 coins, ovvero guardare un tot di live per giocare una partita. Perché mi piace un botto? Lo dico subito, perché premia gli iscritti che guardano la mia live. Prima c'erano tanti iscritti che entravano 2 minuti, giocavano e se ne andavano. Come avrete notato, grazie a questo nuovo metodo io ho perso parecchi spettatori. Per chi mi conosce bene, durante il mese di agosto arrivavo tranquillamente a 30-40 spettatori. Io ho fatto 600 iscritti ad agosto, 600 iscritti. E vi assicuro che fare 600 iscritti in un mese non è roba da poco. Ma perché facevo questi iscritti? Prima di tutto perché io facevo giocare a tutti, facevo giocare tutti quanti con me su Fortnite. Seconda cosa, non c'è una seconda cosa. Grazie al mio nuovo metodo per, diciamo, selezionare l'iscritto che ci tiene al canale e l'iscritto che se ne sbatte le palle del mio canale, la mia visibilità del canale, i miei spettatori, le mie iscrizioni giornaliere sono calate tantissimo. Ma sapete quanto me ne fotte? Zero. Perché me ne fotte zero? Perché io preferisco creare una community pulita, preferisco creare una community di gente che mi segue, che è iscritta al canale, che ha attivato quella fottuta campanellina, che ha lasciato like, perché ci tiene che io cresca, ci tiene far crescere il mio canale, non ci tiene a giocare a Fortnite e basta. Detto questo, quindi ragazzi, questo metodo continuerà ancora per molto, almeno fino a quando YouTube non mi attiverà la monetizzazione, perché comunque i requisiti minimi li ho raggiunti e non vedo perché non me la debba attivare, ma questa è un'altra storia, lo vedremo in un altro video. Passiamo al principale punto all'ordine del giorno, ovvero il Gamba Team. Ragazzi, i provini funzioneranno così. Innanzitutto do la possibilità a tutti di fare il provino, tutti, iscritti, non iscritti, iscritti occasionali, iscritti del cazzo, iscritti della minchia, tutti, a tutti do l'occasione di fare il provino. Così vediamo tutta quella gente che diceva, fammi giocare a me, io c'ho 1000 vittorie, non vedo perché devo fare 80 Gamba Coins. Prima di tutto, chi cazzo ti ha detto che li devi fare per forza e devi giocare con me? Dove cazzo sta scritto? Seconda cosa, visto che decidi di essere tanto forte, prova a fare il provino e fammi vedere che cazzo sai fare. I provini si svolgeranno da qui fino all'ultimo di ottobre. Quindi il primo novembre noi avremo il team di Gamba. Durante le live giocherò un paio di partite, 2-3 partite con il team e il resto delle partite con gli iscritti, come ho sempre fatto. Come faccio a prenotarmi per il provino? Semplicemente scrivendo gioca, voi vi prenotate per il provino senza Gamba Coins. Non servono Gamba Coins, anche se avete 0 Gamba Coins potete fare il provino. Però l'unica cosa che dovete fare è scrivere punto esclamativo gioca durante la live, in modo tale che il computer vi fa registrare nel sistema. Io ho un elenco di persone che posso invitare. Una volta che vi siete prenotati, io vi inviterò in ordine. Mi raccomando, vi chiedo la cortesia che se vi prenotate aspettate il vostro turno senza uscire dalla live, perché poi io, se vi chiamo e voi non rispondete, ve lo ficcate in quel posto. Farò come hanno fatto tanti altri youtuber, faremo una duo, voi vi lancerete a pinnacoli pendenti, io morirò e vedrò la vostra visuale, vedrò la vostra partita da spettatore. Faccio arruolare 6 persone, ragazzi. I punteggi funzioneranno così: una volta che voi vi siete lanciati a pinnacoli pendenti, ogni volta che atterrate qualcuno sarà mezzo punto, ogni kill che fate sarà un punto, e se vincete la partita vi darò 2 punti. Ovviamente vincere la partita solo 2 punti, perché uno potrebbe tranquillamente camperare, fare l'ultima kill finale e vincere, quindi non avrebbe senso assegnare più punti a chi vince la partita. Mentre è molto più importante arruolare nel Gamba Team chi sa fare fight,
chi se la sa cavare in situazioni di svantaggio numerico e quindi questo è il metodo di valutazione di gamba. Il provino sarà valido se voi atterrate e trovate almeno un pompa o una mitraglietta o una R. E inoltre sarà valido se voi almeno atterrate qualcuno, anche se non avete una di queste tre armi. Comunque questi sono i due requisiti. Se non ci sono uno di questi due requisiti, il provino lo rigiocate. A me non mi piace, io farei provini così, ma perché non fai sul parco giochi e perché non fai su uno contro uno? Io non sono d'accordo. Sti cazzi, decido io, il canale è mio. Il team è mio, io decido come arruolare le persone. Per questo non sarà un team definitivo, perché col passare dei mesi poi farò di nuovo arruolamenti. Dipende pure da sto cazzo di Fortnite quando andrà avanti. Prima o poi crollerà un giorno, no? Non è che possiamo giocare a Fortnite da qui a 150 anni, porca troia. Quindi vi riassumo in breve. Per prenotarvi il provino dovete scrivere punto esclamativo gioca e non costerà nessun gamba coins. Anche chi ha 0 gamba coins può giocare e fare il provino. Iscritto o non iscritto? Iscritto occasionale, iscritto grandissimo, iscritto da anni, iscritto da 3 secondi. Chiunque può provare. Avete un tentativo al giorno, tutti quanti avete un tentativo al giorno, quindi potete fare al massimo 3 tentativi nell'arco di 3 giorni. Però ragazzi, se faccio più live, ad esempio se porto live anche la sera, quindi che ne so, in 3 giorni faccio 4 live, avete 4 prove, potete prenotarvi 4 volte in totale. Se vi prenotate non uscite da quella fottuta live, perché se vi chiamo e voi non rispondete ve lo ficco nel di dietro e poi non mi venite a dire sono uscito un attimo, no, tu sei andato a cazzeggiare, non mi dire puttanate. Una volta che vi prenotate io vi chiamo, già vi ho detto che cosa vi succede se non rispondete. Facciamola a duo, atterrate a Pinnacoli, io mi suicido, guardo la vostra visuale da spettatore. Se avete almeno un pompa, una mitraglietta, una R e oppure se abbattete ad uno, la prova inizia ad essere valida. Se non trovate una R, un pompa, una mitraglietta e non uccidete nessuno, la prova non è valida e la rigiocate. I punteggi funzionano così: mezzo punto se abbattete uno, un punto se lo uccidete. Quindi, ad esempio, se vi trovate contro un team di 2 persone, il primo lo abbattete, il secondo lo uccidete, avete fatto un abbattimento e 2 uccisioni, quindi sarebbero in totale 2 punti e mezzo. Detto questo, ragazzi, do un in bocca al lupo a tutti per i provini. Noi ci vediamo domani con il primo provino. Bella!